Confronto su transizione ecologica, iniziativa organizzata da Silm Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio, CER, Union Camere e ANEA. Vediamo il servizio. La transizione ecologica è stato l'argomento principale di cui si è discusso nel corso del workshop dal titolo Le comunità energetiche rinnovabili, il ruolo delle istituzioni e degli operatori. Nella sala Maiano della Camera di Commercio, esperti del settore, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni hanno discusso delle prospettive e delle occasioni fornite dalle CER che permettono alle piccole e medie imprese di unirsi e produrre energia rinnovabile, formando così una comunità. L'iniziativa è stata promossa da Si Impresa, rappresentata dal presidente Fabrizio Luongo. Un obbligo, un dovere verso le nuove generazioni, verso le imprese del nostro territorio. La Camera di Commercio di Napoli, attraverso l'azienda speciale, mette questo punto centrale, le CER, le comunità energetiche rinnovabili. Un impegno non solo per il futuro, ma nell'attualità. Ai lavori aperti dal presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, hanno preso parte anche Ciro Romano dell'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo e Claudia Colosimo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri. Questa è una sfida epocale, la transizione energetica. Io la sintetizzo con 3D, tre parole con la D: decarbonizzazione, dobbiamo uscire dai combustibili fossili. C'è un problema di decentralizzazione, dobbiamo arrivare alla generazione distribuita, quindi non più le grandi centrali, ma piccoli centri produttivi. E poi il terzo aspetto molto importante è quello della democratizzazione, quindi un sistema che parte dal basso, non subito ma partecipato, quindi molto più democratico. Crediamo che su questo tema il ruolo degli ingegneri sia fondamentale, perché evidentemente l'aspetto tecnico per le comunità energetiche non è da sottovalutare, ma è necessaria anche una sinergia con tutti gli altri attori della filiera, quindi con le imprese nell'accezione più vaga del termine, con i cittadini e in generale con le istituzioni. Ulteriori dettagli li ha forniti poi Marta Mango, gestore dei servizi energetici, funzione, promozione e assistenza alla pubblica amministrazione. GSE ha il ruolo di, insomma, gestire tutta la partita delle comunità e delle configurazioni di autoconsumo diffuso dal punto di vista della tariffa incentivante, quindi del servizio dell'autoconsumo diffuso e del servizio PNRR dedicato ai comuni sotto i 5.000 abitanti. Oltre a gestire, diciamo, tutte le richieste che verranno inviate, il ruolo del GSE è anche quello di promozione sul territorio.